Buonasera, è Mauro Vandini, il nuovo amministratore delegato di Marazzi Group, a seguito della riorganizzazione del management dopo l'acquisizione da parte degli americani di Mohawk Industries. Per Vandini, negli ultimi tempi consulente internazionale, si tratta di un ritorno in azienda, avendo lasciato il gruppo nel 2009, dopo aver lavorato per quasi 30 anni al fianco della famiglia Marazzi. Andrea Sasso, che assunse circa un anno fa la carica di amministratore delegato, lascia invece il gruppo. L'evoluzione nella chirurgia oculare sarà il tema di un convegno che si svolgerà in ospedale sabato mattina. L'incontro vedrà alternarsi relazioni frontali a casi di live surgery, chirurgia in diretta, e mira a evidenziare come un approccio combinato chirurgico-farmacologico possa offrire dei significativi vantaggi nella terapia dei pazienti affetti da alcune complesse patologie oculari. Continua la polemica per la chiusura del bar-ristorante al Circolo Albero d'Oro dell'omonimo parco di Rometta Alta. Dopo l'attacco di ieri da parte di Giulia Pigoni del PD, l'assessore alle associazioni Giorgio Barbieri ribatte che la colpa di questi eventi è della crisi, ma anche del negativo comportamento della giunta precedente. Ultimi biglietti disponibili per il concerto degli Stadio domani sera al Teatro Carani, con inizio alle ore 21. Il botteghino venderà i tagliandi rimasti a partire dalle 18 e fino ad esaurimento posti. Passiamo allo sport. Domani alle 16:30, in occasione dell'inaugurazione della nuova sede del Centro Mappei per lo Sport ad Olgiate Olona, Giorgio Squinzi, patron del Sassuolo e presidente di Confindustria, annuncerà l'allargamento degli orizzonti nel mondo della ricerca nello sport. All'inaugurazione saranno presenti l'ex mister del Sassuolo, Massimiliano Allegri, oggi al Milan, l'attuale tecnico dei Neroverdi, Eusebio Di Francesco, con il Sassuolo Calcio al completo, Giuseppe Marotta, direttore generale e amministratore delegato della Juventus, che da 2 stagioni si avvale della collaborazione del Centro Mapei Sport. Per oggi è tutto, a domani!